Ciao, benvenuti in una nuova puntata della serie Hacking for Dummies. Oggi parleremo del Pencil Kid Rad System, ma questa non è una recensione. Prenderemo solo come esempio il sistema per aprire una discussione circa la sicurezza sugli acciai, in particolare su come fare un paranco per recupero da crepaccio. Se il concetto di funzionamento di un paranco è semplice, quando viene fatto su un ghiacciaio diventa operazione complessa. Da tempo stavo pensando di assemblare un kit per la realizzazione di un paranco con elementi attuali e leggeri. Questo kit, ultra leggero e molto compatto, comprende 30 metri di cordino rad line 6 mm, 3 moschettoni screw lock, un bloccante tie block, una carucola bloccante nano traction, una fettuccia di 120 cm, il tutto raccolto in una custodia con fibbie interne ed esterne. Il prezzo dato dalla somma del costo di tutti questi componenti è superiore al prezzo che ho pagato di questo kit, comprato in sconto. Dato che la corda Rad Line è tra i componenti più costosi, in un ipotetico kit fai da te potresti utilizzare una corda meno costosa. Anche il tie block un tempo non esisteva e mio nonno utilizzava un semplice mashard. Tuttavia, come vedremo a breve, per me è importante avere un kit leggero e veloce da utilizzare. Su un ghiacciaio, le vie facili su scala alpinistica sembrano banali ed accoglienti, ma è sconsigliato avventurarsi da soli se non si è in grado di fare un recupero dal crepaccio o orientarsi in caso il meteo cambi rapidamente. Oggi facciamo una simulazione per prendere confidenza con il kit, soluzione ideale di fondo zaino. Due fibbie sull'esterno della custodia per agganciarla all'imbracatura o nello zaino, fibbie di fettuccia cuscite sopra il sacco per agganciare tutti gli elementi del kit, cordino piegato per utilizzo immediato senza rischio di attorcigliamento. La nostra simulazione parte da un ancoraggio definitivo. In una situazione reale di emergenza, la persona che soccorre si dovrà svincolare e creare un ancoraggio provvisorio. In base al tipo di neve e ghiaccio, utilizzare due corpi morti, esempio le piccozze, oppure viti da ghiaccio, per organizzare una sosta definitiva. In una cordata a due la situazione diventa difficile perché il 50% della stessa è già in difficoltà, e se chi è caduto è in situazione non collaborativa, le difficoltà della persona in superficie aumentano. Uno dei moschettoni va all'anello di servizio dell'imbraco di Sara. Poi mi organizzo per il paranco semplice. Fondamentale inserire il tie block nel verso giusto. Sara si trova nel punto di massima pendenza della rampa di arrivo di un vecchio ski lift. Il recupero avviene facilmente, la corda scorre agevolmente. Ovviamente Sara sta col peso indietro. Mio nonno, ai suoi tempi, al posto di questa moderna carucola bloccante, usava una piastrina.
particolare funzionamento del bloccante TypeLock. Ultima considerazione, il cordino Radline può essere utilizzato anche per calarsi in doppia e disporsi in cordata. Tuttavia ho maturato la convinzione di tenere due corde con fini separati, cioè una per la realizzazione della cordata e una per il soccorso. Inoltre il Rad System è così compatto che può essere facilmente passato a chi dovrà effettuare il recupero. Per oggi è tutto. Un abbraccio e come sempre buona montagna a tutti!